parliamo tanto di sesso, ma poco di sessualità, per esempio. Le seghe, voi donne, perché le fate? Perché ci fate le seghe? Cioè, nel senso, perché lottare contro dei professionisti? Ragazzi, ci sono quelle ragazze che non si sa per quale assurdo motivo. Ma che pensi di attaccare un quadro? Che fai così? Wow! Ma le top sono quelle. Svitano le cappelle e se le portano a casa. Non si sa perché. Cioè, ma ci sono delle robe assurde, no? Nel senso che ci sono. Ma perché? Perché semplicemente non si parla. Cioè, se uno ti sta a smontare il pisello, diglielo! Cioè, qual è il problema di non dirlo? Come le donne, no? Cioè, un'amica mi fa, sai, l'altro giorno sono stato con uno, non mi ha mai trovato il clitoride. Ho detto, che cazzo è? Cioè, tra l'altro, un consiglio a voi, insomma, voi uomini, se il clitoride è più di 13 centimetri... Ma dai? No, però veramente, cioè nel senso, non si può, perché anche, effettivamente anche le donne hanno un problema serio, cioè se hanno inventato il succhia clitoride, un motivo ci sarà, cioè, su quegli uomini che, di solito c'è un sacco di amici che mi fanno, l'altro giorno mi sono scoppato, l'ho fatto fare i giri, sei andato in corso, che cazzo di giri gli hai fatto fare, cioè, perché gli hai fatto fare un giro, che cazzo, no, più di uno, sì, ho capito, non è che devi prendere per affaticamento, cioè, nel senso, cioè, l'ho preso perché non poteva più muoversi, e alla fine, no, è vero, perché noi uomini siamo così, cioè, quegli uomini che, ragazzi, ve lo dico, per chi non lo sapesse, il clitoride è in un punto specifico, è inutile, cioè, ci sono uomini che leccano in mezzo alla fine, in mezzo, proprio, cioè, dentro, che cazzo scavi, sei Indiana Jones, scavi, cioè, entro, sì, ma è sopra, cioè, è vero, cioè, ok, well, la farò venire prima o poi, sì, il sfinimento, cioè, dico, a un certo punto si addormenta, il giorno dopo, ops, sono venuto da sola, cioè, guarda, perché non si parla, cioè, il sesso è così, ma per esempio, vi ricordate la vostra prima sega, uomini? No, aspetta, hai ragione, errore mio, la prima sega vera, non quelle a salve, che il primo ricordo della mia prima sega che mi viene in mente, proprio il primo ricordo è mia nonna, nel senso, no, aspetta, siete persone maliziose, non per quello che pensate voi, però io me le facevo in garage, sì, perché è un cliché farcele in bagno, se le facevano tutti in bagno, proprio nel mio bagno, cioè era pieno, tutti in casa mia veniva, e quindi c'era fila, e quindi dovevo stare in garage, e in garage, cioè le seghe sono un attimo che noi uomini, voi donne avete la masturbazione, insomma, la vostra, però per noi uomini è un po' diverso, perché voi non siete meccaniche come noi, cioè noi e via, voi donne invece avete un po' meno, siete meglio di noi in tutto tranne che nel fare le seghe, e però no, veramente storia vera, però allora io mi facevo le seghe in garage, c'avevo un bel divanetto e me le facevo col succo all'albicocca, nel senso, c'avevo il mio succo all'albicocca a sinistra per una questione di vasi comunicanti, allora mettevo a sinistra e poi mi facevo la prima, proprio, vi vedo un attimo in ansia in prima fila, tranquilli, non vengo, cioè, nel senso, è capitato solo una volta in prima fila, rimase la bocca aperta, però tipo ero nel mio garagino e avevo una maglietta che era proprio questa e la prima volta venne una quantità di strada, mi venne tutto sulla maglietta nera. Il problema è che poi bussò il mio nonno, che mi fa: Andrea, aprimi! Non parlava così, però. E io non sapevo che fa, perché in realtà era un atto normale, cioè a 10 anni, 11 anni, le fai, cioè è una cosa normale, non ci sarebbe stato nessun problema. Avrebbe detto: dai, prendiamo la maglietta, andiamo a pulirla, se no quella non si smacchia. E invece no, siccome viviamo, reprimiamo tutto, io mi invento, dico, cosa posso fare? Cosa posso fare?
l'ho scegherato bene, avevo fatto un cocktail, no? Sborre la bicocca, tutto qui. Entra mio nonno. Andrea, che è successo? Io mi è esploso il succo. E mio nonno, non ci sono più i succhi di una volta. Prima li facevano in vetro, ora invece li fanno in brick. Non so, iniziò a parlare di termodinamica, cazzo, non sapeva neanche lui. E fece una di quelle cose che fanno tutti i nonni quando vedono una macchia. Una cosa terrificante, io non ho più potuto guardare mio nonno in faccia perché una volta... E appena invece fece, bisogna farlo sentire a nonna perché la smacchia subito. Io non lo volevo portare, ho detto lo assaggia pure la mia nonna, è finita. Cioè, chi... cioè quando dici ti vuoi fare una famiglia, io mi sono fatto la mia praticamente. E si porta la mia nonna e io gli dicevo nonna guarda tranquillo, non è nulla, c'è cioè, un po' di succo. Si butta. No, guarda qui, questa è densa. Mi porta in casa. La mia nonna dice, che è successo? Venite, mio nonno, nulla. E Andrea gli ha esploso il succo, sai, i succhi non so più come dire una volta. La mia nonna, sì, vabbè, stai zitto. La mia nonna fa come tutte le nonne, scannerizza la macchia con gli occhi. Guardando me, la macchia, mio nonno, guarda me, guarda la macchia, guarda me, e fa, oh Benito, non è succo. E il mio nonno, ma cosa dici? Sì, questi sono più di 250 ml, Benito, lo vedi?